Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in questo nuovo sneak peek. Oggi ci viene rivelato che cosa sbloccheremo una volta terminato TH11. Per il momento ci vengono svelate 5 difese, anche se la cosa secondo me è molto strana perché penso che sicuramente ci saranno delle strutture aggiuntive. Ad ogni modo queste 5 difese sono un cannone, una torre dell'arciere, una torre dello stregone e un arco X. So benissimo di averne dette solamente 4, il fatto è che probabilmente la quinta, che non ci viene mostrata, sarà il cannon falcon. Anche se, a mio parere, c'è una piccola possibilità che ci potrà essere una terza torre infernale. In ogni caso, in totale per il momento le difese aumentano a 8 torri dell'arciere, 7 cannoni, 5 torri dello stregone e ben 4 archi X. Le novità di oggi non sono finite perché abbiamo anche delle novità per quanto riguarda i TH9. Da questo aggiornamento infatti questo municipio potrà sbloccare la pozione di ghiaccio che prima potevano sbloccare solamente i TH10. Purtroppo però questa pozione non sarà potenziabile, infatti si potrà comunque potenziare dal laboratorio livello 8, questo vuol dire che quando la sbloccheremo la terremo all'1 finché non avremo il TH10, di conseguenza il nuovo laboratorio. La cosa positiva però è che grazie a questo i TH9 potranno contare su una pozione in più. Ricordo a tutti che al momento il costo di sblocco di questa pozione, ovvero della fabbrica degli incantesimi, livello 5, è di 3.200.000 di elisir. E con questo ragazzi ho detto tutto, anche oggi siamo giunti al termine di questo video, come al solito vi ringrazio per tutti i mi piace, i commenti, le iscrizioni e tutto il sostegno che c'è sotto ogni video, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao a tutti ragazzi!